Vincenzo, benvenuti nel futuro. Noi abbiamo iniziato circa 5 anni fa come un gruppo di appassionati della saga interessati a mettere in piedi un piccolo gruppetto. Abbiamo deciso da subito di discostarci leggermente dal cosplay più classico per non essere un semplice gruppo di figuranti, ma mostrare alle persone gli aspetti più divertenti della saga attraverso la ricostruzione anche di scenografie e ambientazioni. Nel corso di questi anni, soprattutto grazie a Lucca Comics, ma ad altre fiere, siamo riusciti a crescere fino a diventare quello che adesso siamo. È un modello di AV109 da corso, abbiamo collaborato con la casa produttrice per recuperare questo, che è un modello utilizzato durante la sperimentazione per la Galleria del Vento dell'originale. L'abbiamo opportunamente riparato, restaurato e convertito per diventare il nostro elemento scenografico di punta. Quindi in quanti siete oggi? Al momento oggi abbiamo circa una sessantina di membri dell'associazione dislocati su 3 stand in varie aree della fiera. Il nostro organico complessivo comprenderebbe circa un centinaio di persone, ma diciamo che già per le persone è un grosso sforzo essere qui per tutta la durata della fiera, per cui siamo più felici che una grossa percentuale di noi sia riuscita a darci questa collocazione. Assolutamente. Assolutamente, il nostro sito www.umbrellaitalia.com, attraverso cui ci si può iscrivere, si può visualizzare il nostro lavoro su varie fiere e eventi, e la nostra pagina Facebook Umbrella Italia Division. Grazie mille Stefano. Grazie a voi. Grazie. Adesso siamo qui con un gruppo di personaggi.
Allora, partendo dalla mia destra abbiamo Mr. Freeze, Batgirl, poi ovviamente il nostro Batman, il mio arcinemico, Poison Ivy, il Joker, tanto piacere, ok. Temip Mista, due facce e Catwoman. Che belli, girate sempre in gruppo? È la nostra terza volta, dall'anno scorso abbiamo deciso di fare questa puntata. Quindi terza volta, no, abbiamo c'è stato un altro evento presso un grande magazzino vicino per Carnevale, verso Carinzano, che ci hanno invitato a stare. Portate sempre in giro questi personaggi oppure li cambiamo? No, abbiamo iniziato l'anno scorso, quindi cercheremo di portarlo avanti il più possibile. Mi piace questo. Sempre piaciuto, sempre. Siamo arrivati da poco, quindi ancora dobbiamo un attimo vedere. Grazie a voi. Amici di Project Nerd, non potevamo farci sfuggire la saga di Assassin's Creed, finalmente, per quanto riguarda l'evento di quest'anno legato al mondo dei cosplay e dei videogiochi. Ovviamente mi sto riferendo a Luca Comics. Domanda generale, che fine ha fatto Desmond? Tanto non penso sia spoiler perché... È da finire a scoprire, sinceramente. Vabbè? È da finire da scoprire ancora bene, perché finisce un po' troppo diretta. Quindi secondo voi il finale del terzo è quello che sembra oppure no? Secondo me c'è qualcosa dietro. Al momento potrebbe sembrare così, però... Quando si parla di Abstergo c'è sempre qualcosa dietro. Però vedo che c'è anche un assassino nuovo, di nuova fattura. Tu sei... Edward Kenway. Che sei il padre di... Ancora non ci ho giocato fino in fondo. Ah, ho fatto la spoilerata, ok. Yeah, spoilerata Project Nerd. Va bene ragazzi, voi da quanto tempo coltivate la passione del cosplay? Io dal 2010. Dal 2011. Primo anno. Ah, ormai 2-3 anni. Ormai sei un veterano? Sì e no. E sei anche un veterano assassino? Quello sicuro. Tu invece? No, 2010. Sei piccolina, sì, però. Quindi mi sa che entra ancora di più in mezzo alla gente. Va bene, ragazzi, volete fare un saluto? Ci fate un saluto dedicato alla pagina? Certo. Ma Connor l'avete escluso dal gruppo, mi sa. O l'hanno fatto fuori? Va bene ragazzi, per Project Nerd è tutto, alla prossima. Switch on the sky and the stars glow for you. Go see the world cause it's all so brand new. Don't close your eyes cause your future's red. Amici Project Nerd, ho scovato all'interno di Luca Comics un negozio che mi piace molto, diciamo, un negozio tutto centrato su Lupin. Sono qui insieme al mio amico. Ciao, sono Alessandro, ciao. Dimmi Alessandro, parli un po' di questo negozio. Sì, allora, innanzitutto questo è il primo Luca Comics che facciamo, anche perché il negozio è nato a luglio, siamo aperti a Milano in zona Navigli, quindi una zona abbastanza centrale. Diciamo che l'idea è nata da una passione da quando eravamo piccolini, che ha legato insomma tutti i proprietari di un negozio a riunire tutte le licenze, tutti i prodotti legati al mondo di Lupin. Infatti a parte i quadri che sono fatti da un artista che è l'unico tratto che può riprodurre in Italia questo tipo di immagine, quindi hai marchio, diciamo. Esatto, ce n'è solo uno in tutta Italia, ce l'abbiamo noi. E, diciamo, stavo dicendo che nel negozio siamo riusciti a raggruppare tutti i prodotti legati al marchio Lupin e quindi insomma siamo riusciti a creare una sorta di business legato alla nostra forte passione che ci lega a questo personaggio. Quando ti è nata la passione di Lupin? A me personalmente ovviamente quando ero piccolino,
perché nonostante non sembra ho anche una certa età. Dimmi il negozio dove è posizionato, hai detto? Allora, il negozio, dicevo, è su Naviglia Milano, quindi una zona abbastanza centrale, frequentata soprattutto la sera dai ragazzi. L'indirizzo preciso è Ripa di Porta Ticinese, numero 45. Perfetto. Ti faccio una domanda flash prima di chiudere. Vai. Margot o Fujiko? Fujiko tutta la vita. Bene, grazie amici di Project Nerd, tutto. È abbastanza ovvio, direi. Nerd trainer. Quindi c'è com'è Leila e dall'altra parte Java, che nel primo episodio, nel vecchio primo episodio, quello che oggi chiamano il terzo, commerciano con i robottini. Senti, questi costumi li avete realizzati voi? Sì, un po' realizzati voi, un po' presi pezzi su internet. Certo, ci è voluto qualche anno. Sì, però facendolo con calma e toccando i pezzi, anche guardando un po' alla spesa, ecco, perché se uno vuole trova il costume completo, fatto, finito, cioè prendi tutto subito e può trovarlo. Certo, quindi siete ovviamente, immagino, dei fan di Star Wars. Sì, abbastanza, direi. È la prima volta che portate questo costume? No, è Luca Comics è la prima volta che veniamo. E vi piace questa edizione? A me molto. Penso anche a loro. Sì, sì, tantissimo, tantissimo, è bellissimo. Ci dite i vostri nomi? Sì. Io mi chiamo Davide. Davide? Lia? Lia! Perfetto, vi ringrazio, ragazzi. Grazie a voi. Buona giornata, ciao. Bene ragazzi, per quanto riguarda il Luca Comics di quest'anno è tutto. Voglio dire, penso che abbiamo visto tutto, solo la cassa della Japan Palace ci siamo saltati, Japan Palace, ma va bene. Non sto parlando come un idiota per caso, ma forse un pochino lo sono anche, ma perché qua fa freddo della Madonna e l'audio con tutte queste macchine che me ne vengono, anche perché come mi ha sottolineato il buon Mazzone, praticamente qui è Grand Theft Auto, città di Batman. Cioè, ieri quante ambulanze abbiamo contato, Marco? Una 15 tra carabinieri e bambini che volavano per vedere i cosplay del balcone, mannaggia, era una miseria. Come potete vedere, ci siamo distinti dagli altri per aver messo i nostri acquisti, Madonna il freddo come la sto chiamando, per aver messo i nostri acquisti in una busta molto cliché, diciamo così. Niente ragazzi, Luca Comics è stato un evento straordinario, ovviamente abbiamo girato un piccolo assaggio delle nostre opinioni nella seconda giornata di ieri sera, che vedrete a breve sulla nostra pagina. Rimanete sintonizzati con C100, con Project Nerd, ovviamente anche con tutto il nostro staff, perché ne abbiamo viste davvero delle belle, dalle gare cosplay ai videogiochi ai comics. Abbiamo visto anche un paio di sorprese che non ci hanno dispiaciuto per niente, tipo quei fumetti a 2 euro biblici che sicuramente acquistati in una fumetteria o in un'edicola comune avrebbero fatto, insomma, una bella differenza. Va bene ragazzi, per quanto riguarda Luca Comics questa è tutto. Marco, vuoi salutare qualcuno? Tutti i fan di Project Nerd.
ovviamente, e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di portarsi un cappotto un po' più umano del nostro, che qua si muore davvero di freddo. Va bene ragazzi, da Mars è tutto, linea allo studio, ciao.